piovuto. Ha piovuto, è da ieri sera che piove, ha piovuto a Pisa e continua a piovere a Reggio Calabria. Sentiamo il parere dei tifosi. Viva la torre di Pisa, che pende, ma sempre sta su. E non avevo visto la regina? Aereo sì. E comunque, io vado buona. Ma buona, ma proprio per te a 2-0, un risultato buono. Viva la torre di Pisa, che pende, e mai non vien giù. Signor Gabbona non interessa, ma se perde andiamo da Serie C. A voi dire da Serie A c'è Dio, se vuole fare pila. No, ti stavo domandando, a regina che fai oggi? Ma che fai, sputti? A regina che fai oggi, secondo te? Vinci? Ma che gioco? Parola d'onore, che mi pensava che giocava oggi a regina? Giocava ieri. Allora sono fatto. Viva la torre di Pisa, che pende, e mai non cadrà. Scusate, se posso perdere una partita stamattina? No, non si può perdere, non si può perdere, caro Alfredo. Scusate, voi del club, si può perdere una partita così? La Morico non ci spacca le gomme. Ma io penso che questa regina ha bisogno di incoraggiamento da parte di tutti i nostri tifosi e deve andare avanti come sta andando avanti. Ma no, ma è sbagliato. Lanciamo sti bandiere, mettiamo la bandiera di Rucadanzaro. Mettiamo la bandiera di Rucadanzaro. Mettiamo la bandiera di Rucosenza, mettiamo la bandiera del Messina. Non si possono perdere queste partite. Siete nervosi, mi state domandando. Come è stata la partita? Ma a me non mi è piaciuta. Il primo tempo non ha fatto niente, nel secondo tempo così e così, e si deve, come si dice, rinvigorire, si deve dare da fare. Perché è un po' più cattiva, doveva entrare. Anche questo. Perché poi ha giocato la squadra. Ma a me non mi sembra. Hai giocato male. Vabbè, 5 occasioni lei è penitente. Vabbè, è stata un po' sfortunata, sì. Però doveva fare di più. Non c'è niente. Ciao Alfredo, ti saluto. Un bacione grosso grosso a te e a tutti i regini in particolare, va bene? Vabbè, rilassami bandiere. Rilassami bandiere, ciao. Buongiorno, ha visto la partita della regina ieri? Ha visto la partita della regina? Ha visto la partita della regina ieri? No, no. Non gli interessa il calcio? No. Non ci interessa pallone. Ha visto la partita della regina ieri? No. Va buono. Va buono, allora, visto che le persone non sono viste la partita della regina, io... Avete visto? Furono tutti, pure i palombi, perdimmo una partita, e che succedeva? Facite finire, vabbè, ok, non dovai. Quando vince la regina poi venite puliti e se ne è tempestato tutto. Sì, tornato. Perché ha perso la regina ieri? Secondo me ha avuto un pizzico di sfortuna, perché le azioni le ha create e è stata poco efficace sotto porta. Sfortunata, forse è partita non troppo convinta, perché i primi minuti c'era solo Pisa. Vabbè, si stava intanto adeguando a quello che era il clima partita, ma poi è uscita fuori. Io l'ho visto e l'ho visto in modo positivo. È stata un po' sfortunata e quindi presumo che sotto porta non è stata incisiva. Ma siamo stati sfortunati o siamo stati fessi? Più fessi che in casa, secondo me. Tu che dici? Io dico siamo stati un po' fessi, perché 5-6 occasioni limpide potevamo metterne qualcuna dentro. Metterla dentro, perché se non metti il pallone dentro facciamo solo parole e chiacchiere. Fummo fisso. Grazie. Ma fummo sfortunati o fissa? Siamo sfortunati. Ma pure quello fissa. Si ha aperto le mani. Sì. Hai visto che parola gli ha fatto? Coso? Nicolas. Era forte pure l'anno scorso, è forte. Certo.
certo, ma fummo fissi. Non c'ha suo pallone, ma non è. Ma fummo sfortunati. Fummo sfortunati. Ma fummo puro fissa, eh? Tutti e due. Puro fissa. Più fisso o più fortunato? Più fissa. Che fortunati. Grazie. E il calcio è un gioco, eh? Se è un gioco si può perdere, si può vincere. Gioia se si vince, naturalmente un po' di tristezza se si perde, ma tutto deve restare nell'ambito del gioco. Le tristezze, quelle vere, sono altre. E io vorrei fare un saluto e dedicare un pensiero a un ragazzo che ha indossato la maglia Amaranto, un giovane portiere molto sfortunato che da tanti anni combatteva contro un male. E ieri, proprio ieri, giorno 2 ottobre, il giorno degli angeli, ha deciso, da gran portiere, di volare. Ciao Daniel.